Sulla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, il 25 gennaio c'è stato un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del ministro Salvini. Un incontro dal quale la regione Abruzzo ha riportato a casa una gradevole esperienza e nulla più. Questo è perlomeno il giudizio che ne dà il senatore Luciano D'Alfonso, che definisce il tema tiritera. L'incontro del 25 di gennaio che si è fatta al Ministero da parte della Regione è stato un incontro che ha prodotto forse qualche riconoscimento, qualche presentazione, qualche stretta di mano. Mi dicono che un parlamentare si è riportato il giudizio di carino, ma non è che questo ha prodotto risultati nella programmazione strategica della Regione nei confronti del Ministero. Voglio anche evidenziare che i prossimi 3 anni del Ministero delle Infrastrutture si scriveranno nel mese di marzo e di aprile. La Regione ci vada con le idee chiare, facendo in modo che alle risorse ereditate nel 2017, nell'allora contratto di programma, si aggiungano le ulteriori risorse. Che fare invece? Le risorse ci sono, è impossibile pozzangherarle. La Regione Abruzzo ha in pancia 3 miliardi di euro dei fondi della programmazione europeista e dello Stato membro Italia. Il 40% di queste risorse le collochi per dare immediata copertura per quanto riguarda le altre porzioni di investimenti strategici. La Pescara-Roma ferroviaria, io lo dirò anche ad Avezzano lunedì, non è in discussione, e chi la mette in discussione è per giganteggiare se stesso. A marzo iniziano gli incontri Regioni-Ministero. Quella è l'occasione per la Regione dove indicare 4 priorità senza fare una lista porcellum. Il punto qual è adesso? Noi andiamo di qui al mese di marzo che si aprono le trattative per collocare le nuove risorse straordinarie per gli obiettivi di investimenti strategici nel rapporto Regioni Italiane-Ministero delle Infrastrutture. Per marzo la Regione si sta preparando per fare in modo che individui non più di 4 priorità, evitando quella lista porcellum che si è fatta 2 anni fa, che non ha prodotto nessuna lettura di priorità.